Ciao a tutti, come state? Bentornati in un nuovo video. Oggi andrò a riorganizzare gli armadi in cucina. Proverò a fare del mio meglio, siccome gli spazi non sono tanto grandi, la mia cucina è abbastanza piccola. Comunque andrò a dare una pulita e cercherò di fare del mio meglio. Io vi lascio al video. Alla fine del video vi faccio vedere il risultato dei mobili, come è venuto. E niente, io vi saluto già adesso. Vi ricordo come sempre, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un pollice in su se vi è piaciuto il video, se avete qualche idea o qualche consiglio da condividere con me mi fa molto piacere e basta, vi mando tanti baci, ci vediamo al prossimo video, ciao!
Allora, qui dietro ho messo i biscotti, quelli che sono ancora chiusi da aprire, qua il burro d'arachidi chiuso e la polvere di cacao, che non usiamo praticamente quasi mai se non per i dolci. Quindi qui dietro ho messo tutte le cose che, cioè la scorta, è veramente poca. Poi qui ho messo tutte le patatine, le noci, i datteri, tutta la frutta secca con le patatine, quindi gli snack da mangiare se viene qualcuno così. Qui sotto ho messo tutti i dolciumi che non mangiamo quasi mai, questi ci sono stati regalati, sono ancora qui. La barretta di cioccolato per fare la torta, insomma tutte le caramelle. Qui ho messo questi biscottini. Qua ho messo il restante dei biscotti per non tenere la busta intera. Qui ci sono questi qua, quelli con lo zucchero a velo sopra. E qua ci sono i cornflakes. E poi qui davanti ho messo i barattoli. Qui dentro ho messo tutte le cose che di solito facciamo a colazione. Allora, le merendine della bimba, le gallette che le ho provate ma non mi piacciono, i biscottati, il cake e via. Che qua è pratica, apri l'armadio, prendi direttamente tutta la scatola insieme a quello che vuoi, qui il miele, la Nutella e il burro d'arachidi. Faccio vedere così. Là ho messo le cose per i dolci qui dentro. E là un sacchetto di spezie. Qua ho messo le spezie, quindi qua che non le uso quasi mai. Qui ho messo la farina per impanare, la metto direttamente qui, il pan grattato, queste le zenzero in polvere, il miele puro. Qui ci sono le scorte, quindi il caffè lo metto su, per ora ce l'ho ancora. Qui ho messo la pasta, sempre ancora chiusa, grissini, il riso, tutte le cose ancora chiuse. E qua sopra di solito ci metto anche questi tipi di pacchetti, che cioè le lenticchie le faccio una volta ogni 3 settimane, quindi le metto qua. Il riso idem, faccio una volta alla settimana, una ogni 2, quindi lo lascio su. E qua ho messo tutte le spezie dentro questi contenitori molto carini, il dado che non uso quasi mai. Qui ho messo tutte le cose aperte, qui tutti i barattolini in più per non lasciarli sparsi, gli stuzzicadenti, la salamoia, l'olio e il sale che uso molto spesso, quindi li ho lasciati qua davanti. E lì dietro ho messo l'olio da friggere che non lo uso quasi mai, il condimento. Qua ci sono la pasta già iniziata, noi di solito usiamo la pasta anche mischiata, quindi io la mischio qua, infatti ci sono i fusilli e qua le penne. E quindi la metto in questo ripiano che mi è più comodo, quindi prima finisco questa e poi vado ad aprire queste qua. E qua ho messo tutte quelle cose che metto di solito a tavola, il pan carré, i grissini, i crack, questi qua Nora ci fa merenda, quindi glieli lascio qua. Mentre questi qua, che li avevo tolti da sopra, li andrò a mettere nell'altro armadio, in questo qua, dove avevo già sistemato tutte le merendine e tutte le cosine, le vado a mettere qua dietro. Allora, qui sono andata a mettere questo qua con i cucchiai, le forchette, i coltelli, eccetera, i mestoli. Qua ci sono gli accendini che non uso quasi mai. Qui ci sono i tappi che li teniamo per l'asilo di Nora, che li portiamo ai bambini che hanno bisogno. Qui Cicles e questo qua per i mestoli, e qua l'ho organizzato così. Mentre qui sono andata a mettere tutte le carte da forno stagnola, la pellicola trasparente, i coperchi perché sono più pratici messi qua. Inizialmente ce li avevo dove ci stanno i piatti e mi occupavano un sacco di spazio. Sono andata a mettere i vassoi che non uso quasi mai, i taglieri che non uso praticamente mai. Qui sono andata a mettere i mestoli che uso di solito in cucina, quindi questi qua. Poi qua sono andata a mettere tutte le altre cose da cucina che non uso quasi mai, quindi l'apribottiglia, queste, e le ho messe dentro questi contenitori.
quindi è venuto così. Poi di qua ho messo qua tutte le pentole che utilizzo, caffettiere, tutto lo scolapasta, e sotto sono andata a mettere sempre le cose che uso. Allora, questo qua, questo non lo uso per il formaggio, ma per tutte le altre cose, le verdure, eccetera. La bilancina, tutte queste ciotole, questo qua per l'insalata, la pentola a pressione l'ho messa dietro, altri vassoi, le cose per i dolci. E poi qui sono andata a mettere tutti quei bicchieri che non uso praticamente mai. All'inizio erano dentro una scatola, soltanto che tenere la scatola in giro per casa mi dava fastidio. Quindi ho preso questo qua all'IKEA, perché mi segue su Instagram, mi avevo fatto vedere che avevo comprato questi. Ho pagato 4 euro dall'IKEA per fare un pochino il secondo piano. Quindi sono andata a mettere qua tutti i bicchieri. Questi sono bicchieri da tè che usiamo noi, il tè che facciamo noi. Quindi sotto sono andata a mettere questi, e qua ho messo una caraffa e queste ciotoline per le salse o per le ricettine da fare fai da te. E quindi è venuto così. Mentre qua mancano dei piatti perché sono in lavastoviglie. Allora, sopra c'è un po' di caos perché ho messo tutti gli elettrodomestici. Questo qua è il tagine che usiamo noi. Ho messo tutti gli elettrodomestici che non uso praticamente mai, solo che vorrei comprare un'altra scatola, così quella la chiudo, riempio l'altra e la metto sopra, così è più ordinato. Poi qua ci sono i piatti, questi qua sono quei due per fare colazione. Qua ho usato sempre lo stesso metodo, ho preso questo qua dall'IKEA, ci ho messo qui le tazzine per il caffè, i bicchieri di Nora, sotto le tazze, qua ci sono delle ciotole e tutti i bicchieri. Mentre qui sotto, allora, questo qua praticamente sarebbe quello là che si mette nel cassetto per dividere le cose. Non so se è da cassetto o no. Comunque io l'ho utilizzato qui e l'ho diviso così. Qua ho messo tutti i detersivi. Qua davanti ho messo quello che uso di solito. Questo qua ci vado a mettere questi qua che sono le spazzoline per i piatti quando li metto nella lavastoviglie. Lo metto qua perché così, quando ho finito di usarlo, che sgocciola, almeno sta qui dentro. Poi qui sono andata a prendere questa qui, che l'ho presa all'IKEA. Vado a spazzare sotto la sedia di Nora dopo che mangia, perché di solito fa sempre un gran casino. E sono andata a suddividere le cose. Ho messo qui le pastiglie per la lavastoviglie, qui tutti l'incenso, questo qua del WC. Qui ho messo tutte le spugnette ancora nuove, qui gli straccetti, lo Swiffer che è già stato aperto, lì tutti i rotoli di sacchetti per il rusco che sono ancora nuovi, qui quello che utilizzo, quindi è pronto all'uso, e questi qua gli straccetti per lavare a terra, non so, dopo mangiato, così li ho messi qua. Mentre qui dietro sono andata a mettere tutte le confezioni chiuse. Allora, la candeggina andrebbe qui, mio marito l'ha spostata già. Non so come fate voi con i vostri mariti, ma il mio cambia sempre ordine. Comunque, sono andata a mettere tutti i pacchettini chiusi. Qua ci sono i guanti, qua c'è questo, sale per la lavastoviglie, gli straccetti nuovi, la confezione di Swiffer scorta, e qui sotto sono andata a mettere tutti i profumatori per ambiente, perché ne ho veramente tanti, e li ho messi tutti lì. E basta, qui ho il rusco dell'indifferenziata e l'ordine qua è venuto così.